Grazie. Noi abbiamo la sala fino alle 10, quindi io prego tutti quelli che ancora vogliono parlare, proprio per consentire che tutti possano farlo, di essere veramente molto rapidi. Io adesso do la parola a Davood Karimi, che è presidente dell'Associazione dei Rifugiati Politici Iraniani in Italia, e subito dopo chiederò al Rabbino di Segni di arrivare, di venire al podio. Grazie Fiamma per avermi dato la parola, grazie agli organizzatori. Ma io non sono oggi come un cittadino che vuole esprimere la solidarietà o il supporto all'Israele. Israele non ha bisogno del mio supporto, anche perché è talmente forte e ben radicato nel cuore, nelle menti delle donne e degli uomini liberi, che non ha bisogno di questo supporto, ma ha bisogno di una testimonianza, che sono qui per dare la testimonianza che in questo momento, mai come oggi, tre popoli, popolo israeliano, popolo palestinese e popolo iraniano, mai come oggi hanno un destino legato nel destino di un regime criminale, terrorista e fondamentalista, quello iraniano. La sicurezza di Israele, la costituzione di un governo palestinese, la libertà e la democrazia del popolo iraniano passano attraverso una lotta costante contro il regime dei mullah. Bisogna riconoscere questo fatto, che finché c'è il regime iraniano, Israele, Palestina, il mondo non vedranno mai, mai, mai la pace. È da 30 anni che il regime iraniano sta spendendo tutte le sue risorse materiali e morali contro Israele, e l'obiettivo numero uno è di cancellarlo e sostituirlo con un regno islamico nel Medio Oriente. E la prima vittima di questa politica siamo noi musulmani, siamo noi iraniani, siamo noi popoli arabi e popoli israeliani. La prima mossa di questa politica è stata una guerra contro l'Iraq con 8 anni e 1 milione di morti. Lo slogan di Khomeini era: per arrivare a Gerusalemme bisogna passare per Karbala. Oggi loro hanno conquistato Karbala e sono vicini a Israele. Dobbiamo alzare la guardia, dobbiamo alzare la guardia, perché il mondo è in pericolo. Riuniamoci nella lotta al regime iraniano, sostenete il popolo iraniano. Grazie. Grazie. Rabbino di Segni, prego, a lei la parola.